Oddio, raga. Oddio, oddio, oddio. Oh! Cos'è? Ma dove sono stato teletrasportato? È mattina e sono un povero catnap in questo pianeta. Completamente sorridente. Infatti, guardate qua. E cercherò anche di farvelo vedere da qui in questo modo. Vedete, è proprio un pianeta. Oddio, stiamo attenti a non cadere. Ragazzi, dobbiamo arrivare alla notte. E la notte qui spawneranno mostri veramente orribili. E qui mi sa che abbiamo un indizio. Sopravvivi a questa notte. Molto semplice, in effetti. Qua addirittura c'è un blocco di alberum che non prenderei. E vedete, questo è proprio un sorriso. Adesso, come si sopravvive su Minecraft normalmente? Beh, si iniziano a prendere i primi alberelli, il che è ovviamente molto semplice, abbastanza classico da fare. Quindi prendiamo questi alberelli e dovremo anche cercare di rompere queste foglie per prendere altri sapling e posizionarli a terra. In questo modo, in teoria, dovremmo avere più possibilità. Ah, comunque qua, ragazzi, è vero, c'è un tavolo con una mela. Io adesso posso anche provare a prenderla, no? Vedete, però una mela. Io, vabbè, la lascerei qua, tanto non mi cambia niente a me. Allora, iniziamo a fare la crafting table perché qui ci sono un sacco di cose di cui fare parlare. Aiuto! Perché qui, se arriva la notte, poi finiamo morti proprio. Se non viviamo, ovviamente. Vabbè, che caspita. Vabbè, ok. Allora, mettiamoci qua. Ho fatto il primo piccone e adesso si scava il pianeta, ragazzi. Vedete, questa è la parte del sorriso. Ecco, qua abbiamo direttamente... oh, dei diamanti. Buono, buono, molto vicini. Questo è il ferro. Ora, direi di scavare però di piano la cobblestone velocemente. Eccola, questa qua, la stone. Così ci facciamo il piccone in stone. Dopodiché prendo il ferro. E dopo il ferro prendo il diamante. Perché ovviamente il diamante poi ci serve per fare l'armatura e tutto il resto. Anche perché, ripeto, io questa notte ci saranno dei mostri orribili che non vorreste mai vedere da nessuna parte proprio. Comunque non so se si vede, ma lì c'è solar, ragazzi. E probabilmente non si vede un cacchio. Inizierei a scavare quindi questo ferro. Quindi scaviamo tutto quanto così. Prendiamo tutto il ferro che abbiamo bisogno. E poi prendiamo anche il carbone perché dobbiamo ovviamente cuocere questo ferro per farci l'armatura. O per meglio dire il piccone di ferro quantomeno. Ma comunque le torce ci servono ovviamente. Cioè il carbone ci serve per fare le torce anche. Quindi è sempre buono farci queste cose qua. Ok, mettiamo tutto quanto qui. E adesso abbiamo pure le torce che direi di tenere in mano perché sennò non si vede niente con questa shader. C'è un problemino, che è appunto questa shader qua. Ok, io direi di smettere di scavare perché abbiamo poco tempo comunque. Il sole... Oddio mio, ragazzi. Voi purtroppo non potete vederlo perché da voi non si vede, ma da me si vede proprio il sole. Io adesso prenderei altro legno perché ovviamente ci serve sempre tantissimo legno. Quindi facciamoci anche un'ascia, così scaviamo molto più velocemente. Comunque quanto è bello che hanno introdotto questi alberi di sakura, che sarebbero il ciliegio, in Minecraft. Hanno fatto veramente bene, secondo me. Ah, aspettate prima! Cacchio, abbiamo bisogno anche della fornace per farci il piccone. Oddio! E abbiamo quindi bisogno di un sacco di pietra in più, che non ho preso! Non ci avevo pensato. Vabbè, adesso prendiamo tutto, eh. Ecco, i diamanti non possiamo prendere, però... qua, altra stone. Ok, buono così. Continuiamo a scavare. In teoria ci siamo quasi per fare la fornace. Però ci serve ancora più stone, ragazzi. Ancora di più. Qua scaviamo sempre sotto. Ci sono comunque tanti diamanti, quindi non preoccupiamoci. Saliamo sopra così, perfetto. E poi qui facciamoci la fornace. Ok, bene. Ora, così, ok. Mettiamoci il carbone, uno anche, va bene. Vabbè, andavano bene anche due in realtà. Eccoci qua. Ma perché non si vede niente, ragazzi? Ma funziona la fornace, invece non si vede che si sta completando. What? Questa è una cosa strana. Forse le maledizioni sono già iniziate. Non so se devo togliere questa parte di alberum. È che mi fa molta impressione lasciarla qui. O comunque anche toglierla mi fa impressione. Ok, ci facciamo prima un piccone e poi subito dopo un'ascia per iniziare a prendere tutti gli oggetti che abbiamo qua. Quindi adesso aspettiamo questi ultimi istanti. Eccoci qua. E facciamoci il picconazzo buono buonazzo. Perché sempre buonazzo il picconazzo. Avete visto? So anche fare le rime in questo momento. Di solito no. Però prendiamo ovviamente il ferro, ma anche e soprattutto i diamanti. Wow! Mamma, ragazzi, stiamo diventando ricchissimi proprio. Guardate, possiamo farci proprio un'intera armatura. Tanto abbiamo un sacco di diamanti qua. E poi comunque adesso col piccone in ferro si prende già tutto molto più velocemente. Ma sapete cosa? Andiamo direttamente a farci a sto punto il piccone in diamante.
e tutte le cose in diamante, perché tanto avremo già abbastanza diamanti. Ovviamente senza l'armatura, però ci facciamo il piccone, così almeno scaviamo più velocemente. Ci facciamo l'ascia e magari anche la spada. Quindi ascia così, poi dopo prendiamo il piccone e mettiamolo qua, e poi dopo la spada in diamante. È veramente tanta roba, ragazzi. Abbiamo già tutto quanto in diamante. Chi è che può dire di avere tutto in diamante? Oltre ad un Catnap solitario in mezzo ad un pianeta sorridente impazzito. Povero Catnap. Di solito è lui che è veramente la vittima. Cioè no, aspetta. Di solito è lui che fa brutte cose. Invece questa volta è il pianeta e tutto il mondo che gli vuole, lo vuole uccidere. Mannaggia, mannaggina. Brutta storia, eh. Allora, continuiamo a prendere i diamanti e tutte le cose. Ah, che bello. Guardate come si scava veloce col piccone in diamante, eh. Bellissimo, dai. È molto più veloce il piccone in diamante. Comunque si vede un sacco la differenza, ragazzi. Quando fate subito dal piccone in legno al piccone in diamante, si nota subito. Invece se fate tipo la vaniglia normale, non si nota subito, perché comunque voi aggiornate dopo un bel po', perché trovate i diamanti dopo un tanto tempo, no? Quanti diamanti stiamo? 16. Dobbiamo farci almeno 24 diamanti per farci l'armatura. Quindi scaviamo un altro po', tanto ci siamo quasi. 18. Io comunque prendo anche il ferro perché è sempre buono, per fare anche altri attrezzi, tipo il secchio d'acqua anche magari. Anche se qua non abbiamo acqua, quindi. Però, oh, abbiamo abbastanza diamanti. Abbiamo già 20. Io continuo a prenderli perché sono bellissimi. Dai, che bello. Cioè, quando non abbiamo più l'opportunità di fare cose del genere, cioè di avere tutti questi diamanti, io direi di approfittarne e di prenderli quando ci sono, no? Oh, però vedo già che... cacchio, sta tramontando il tutto. È molto male, molto, molto, molto male. Cacchiarola, raga, perché sta arrivando cioè, quasi notte. Allora, facciamoci l'armatura. Abbiamo fatto benissimo a fare tutte queste cose. Ecco qua, facciamo così però. Ok, così. E poi così. Ok. E ce la mettiamo tutta quanta addosso. Adesso abbiamo un Catnap in diamante! Woohoo! Auguri Catnap! Ti sei fatto un'armatura in diamante. È veramente un obiettivo molto bello su Minecraft ogni volta. È sempre un'emozione, ragazzi. Cioè io, dovete sapere che gioco a Minecraft da quando sono un bambinetto, no? E continuo ad emozionarmi ogni volta che faccio l'armatura in diamante. È molto bello. già. Queste sono le cose belle della vita, no? Fare l'armatura in diamante. Allora, facciamo così. Scaviamo il legno, ok. Così troviamo, prendiamo tutte le cose qua. E poi dopo, però comunque sta diventando veramente arancione, il che non mi piace molto. Dovete sapere che... oh, che brutta cosa, l'arancione è brutto, eh. È perché proprio, cioè guardate, cioè, inizia a non vedersi più niente. A voi piace questo clima molto tramontesco, molto... A me non so se mi piace tanto, però... in effetti un pochino è anche carino, no? Soprattutto col contrasto dell'azzurro. Comunque che cosa ce ne frega a noi dei colori. Adesso... però, dato che ormai è diventata notte... guardate! Oh mio Dio, c'è Solar! Oddio, raga! Oddio! Vedete che alla fine c'è davvero Solar! Oddio, che brutto che è! Si vede che si sta tramontando proprio! No? Ho sentito qualcosa? Oh mio Dio! Io inizierei subito a mettere... orco 2, quello... quello è Stellar, raga. Vedete quelle cose là? Quello è Stellar, praticamente. E Solar è completamente tramontato. Ah, prendiamo pure quest'altro legno, perché così almeno iniziano a droppare i blocchi. Ho paura che qua spawnino cose. No, raga, bisogna fare immediatamente qualcosa qua, perché sennò è un disastro. È veramente un disastro. Stiamo attenti. Oddio, che paura. Qua, se non mettiamo le torce sui bordi, vi garantisco che spawna... spawnano le peggio cose. Ok, per fortuna, come abbiamo detto prima, abbiamo preso il carbone. Se no, eravamo finiti a questo punto. Perché già le cose sarebbero super spawnate. Infatti, facciamo una roba più velocemente possibile. Mettiamo altre 1000 torce. Eh no, io sto sentendo cose, raga, però. Forse ho sentito uno No, attenzione. Qua stiamo attenti, perché qua possono anche spawnare cose. In sti buchi qua, eh. Oh, non facciamo scherzetti, ok. Raga, sto sentendo. Mi sa che qualcuno sta attaccando. No, Non fare niente. Ho sentito qualcuno che fischiava. Ho sentito... giuro. Ok, comunque gli alberelli ci sono.
Non so se, vabbè, posizioniamo, tanto non fa sicuramente male averne un altro. Tanto abbiamo anche questo qua, che è buono sempre. Ok, bene, 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 bene. Prendiamo gli alberelli che comunque ci possono servire. Ehi! No, No, mettiamoci la cobblestone qua. Perché se, nel caso... Nel caso andiamo direttamente dentro. Cacchio, raga! Abbiamo un problema, però. Non abbiamo il cibo. Oh! Cos'è? Raga, cos'è? Cos'è? No. No, 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 no. C'è qualcuno che sta attaccando? Molto arrabbiato. Molto, molto arrabbiato. Oh! Avete visto? C'era qualcuno lì. Che mi spiava dal basso. No, ti prego no, ti prego no. No, ti prego no. Ti prego non mi spiare. No, 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 per favore, ho paura, ho paura. Sto inquietando tantissimo. Guardatelo lì. Guardate, guardate. Chi è? Chi è? Chi è? Chi è? Chi è? Chi è? Oddio. Oddio, 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 oddio. No, no, no. No, ragazzi. Comunque, no, scherzavo, prendiamo la mela. È l'unico cibo che stiamo avendo, praticamente. Sarebbe bello che ci dessero tipo delle ciliegie o qualcosa in giro, ma... Oh! Sto vedendo cose, raga. Sto vedendo cose in giro. Cos'è quella roba? Quello è un altare? Cos'è? Vabbè, comunque tanto non possiamo scendere, perché anche se scendiamo qua ci moriamo malissimo, quindi non possiamo scendere. E poi comunque non vorrei nemmeno scendere. Qua sotto ci sono le peggio robe, raga. Cioè, con tutto il rispetto è meglio evitare di scendere a sto punto. Ho sentito... Ci sono dei polli? Oh, sì! Bene, vedete che spawnano i polli? So che dovrei farli riprodurre, magari fare delle farm. Ma tanto è solo una notte, raga. Che ce ne frega a noi di farci altri polletti per fare, diciamo, delle farm in modo che... Non ce ne frega niente a noi. L'unica cosa che... importa in questo momento avere del cibo. Quindi mi scusate, signori polli. Oh mio Dio, c'è Stellar che ci guarda, raga. C'è Stellar che ci guarda. No, ti prego no. Ti prego no. Guarda. Ma avete sentito? Ma cos'era? Oh, ma cosa sono? Oh, che cosa? No, 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 ti prego no. No, no, no. Ehi, 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 stai lontano. Chiunque tu sia, ascoltami. Guarda che mi arrabbio tanto. Sono Catnap, hai capito? Mi arrabbio, ok? Basta, mi butto giù, mi uccido da solo, non importa, non... Ok, sto scherzando, non devo farlo, mi dite, va bene, avete ragione. È brutto, è brutto tutto questo. Fa paura. Dobbiamo sopravvivere ancora un po'. Finché passa stanotte, buonanotte, davvero buonanotte. Ma mica è fermo. No, 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 si sta muovendo, ok? Perché pensavo... Ma cosa si è fermato pure adesso? Magari non arriva nemmeno giorno? Immaginate, sarebbe terribile come cosa. Beh, raga, io che vedevo di... Noi proviamo ad andare avanti, a farci cose. Qua purtroppo no. L'unica cosa che possiamo fare in questo momento è farci del polletto. Cosa che ovviamente mi cucinerò. Eccoci qua. Perché ovviamente abbiamo bisogno di cibo. E comunque abbiamo... Vabbè, prendiamo anche altre risorse, perché sono sempre utili. Tipo il carbone, quantomeno, perché comunque ne abbiamo... Stiamo già iniziando ad averne poco. I diamanti, raga, sempre utili. Soprattutto se ce ne sono, prendiamoli. Ma anche il ferro. Tutte queste cose... Ecco, credo che i minerali più importanti di Minecraft siano il carbone, il ferro e i diamanti. Poi tutto il resto potrebbe essere abbastanza superfluo. Non so, cioè, potrebbe essere come potrebbe non essere. Perché il carbone ti serve per fare le torce, ti serve per cucinare e soprattutto per sciogliere il ferro. I diamanti ti serve per fare l'armatura più forte, anche se in realtà adesso, cioè adesso insomma, da un bel po' in realtà c'è l'armatura di netherite. E questo ovviamente c'è sempre da ricordarsi che è meglio, ma comunque l'armatura di netherite è una cosa in più che si trova nel nether e non si trova qui nell'overworld. Nell'overworld, qui dove siamo noi adesso, l'unica cosa che possiamo fare per fare l'armatura più forte è l'armatura in diamante. Ecco, mi si è bloccato il gioco. Ok, questo è strano. Credo che quindi qualcuno sia nato qui. Ragazzi, cos'è? No! No! No, 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 no! Cosa sei? Guardate, ma gli occhi bianchi? Ma sono gli occhi di Herobrine per caso? No, questa cosa vi giuro non è... Oh! Oh! No, 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 ecco cosa intendevano con sopravvivi alla notte, no! No, 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 no! Ok, l'ho bloccato qua dentro. Cosa diavolo è questa creatura?
Cosa diavolo? Per fortuna che ci siamo fatti l'armatura in diamante, no, se no, raga, eravamo morti, ma morti proprio per sempre. Ok, ok, l'abbiamo distrutto. Ragazzi, cosa diavolo era sta storia? Cos'era? Oh mio Dio! Peraltro si vede lì che Solar sta iniziando quasi a sorgere, quindi siamo quasi alla fine. Prendiamo il pollo che c'eravamo cotti, perché stiamo avendo fame. Mio Dio, per fortuna che c'erano quei polli, almeno. Ok, stai arrivando pure giorno, per fortuna. Quindi in teoria, cioè, nel senso, se non avevamo l'armatura di diamante eravamo morti, raga, io ve lo dico, ma era abbastanza palese che eravamo morti. Per fortuna che avevamo tutti questi minerali qua sotto, che qualche buona anima ci ha messo per evitare di morire, sostanzialmente. Se no qua, i piglin posseduti e i vari mostri della notte, che c'erano lì sotto che mi spiavano, mi avrebbero ucciso catnap. Quindi, per fortuna, siamo stati fortunati. Oh, cos'è? Ma dove sono stato teletrasportato? No, raga, sto bruciando! Sto bruciando! Basta! Oh mio Dio! Ma dove caspita sono finito? Ma stai scherzando? Che posto è questo? Perché è così pieno di scheletri? Guardate lì! C'è lo scheletro pure bianco! Cioè, what? Ma poi perché ci sono delle sedie? C'è qualcuno... Praticamente qualcuno si era seduto qua. Probabilmente non era venuto nessuno a salvarli questi. E quindi sono purtroppo finiti così praticamente. Forse perché qua c'era della lava, non so. Forse è il posto dove possiamo uscire. Dobbiamo... Ok, mi sa che l'unica cosa che possiamo fare qua è tipo andare avanti in questo posto. Perché altro mi sa che non si può fare. Ok, perfetto. No. 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 Io no, a me non interessa niente. Questo mi vuole spingere. Questo mi vuole spingere, raga. Ehi, ciao, mi fai qualcosa tu? Aspetta un attimo. Ti spingo io. Cosa sta guardando? No, 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 vi giuro, sta cosa è inquietantissima. Perché c'è un villager che ha gli occhi bianchi che mi spia? Che problemi? No, raga, vi giuro, è assurdo. È assurdo. Certo che Minecraft, quando vuole, sa essere un gioco veramente horror al 100% terrorizzante. Ma terrorizzante qua, ovviamente, bisogna andare fra i cactus. Manco un cactus mi ha colpito, per farvi capire. Cioè, non è stato difficilissimo. What the fuck? Ma... Cioè, scusate un attimo, io adesso giusto per... Guardate, guardate, guardate! Guardate fin dove va! Quella va nel void proprio! Raga, cioè, lì mi sa che se cadiamo siamo finiti per sempre! Cioè, siamo morti! Bisogna stare attenti! Chi cacchio ha fatto sta struttura qua enorme? Chi è stato? Oddio, oddio, raga, oddio! Ma che sei fuori? Stavo per cadere pure! No, Madonna mia! Ok? Ok, sono fuori? Sono fuori forse? Aspettate un attimo, vediamo un attimo dove caspita era. Eccolo lì, era lì il pianeta, era lì! Guardatelo! Sì, 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 sì! Era proprio quello perché ci sono gli alberi di Sakura, cioè gli alberi di ciliegio. E continua ad esserci Solar in cielo. Continua ad esserci un po' di cose. Però bene, cioè, bene così. Abbiamo superato quindi la prova... Di questo mondo praticamente, che era il pianeta. Certo, se continuiamo a stare qua la notte diventa ancora più un casino. Quindi probabilmente siamo riusciti a superare la prova. Non so se vi piacciono questi video con i pianeti, raga. Io ve li riporto ovviamente, che a me hanno appassionato e appassionano tantissimo. Pianeta, cioè il pianeta sorridente, il sole sorridente, Alberum che sorride appunto, e tutto quanto. Cioè è abbastanza strano tutto ciò, però mi appassiona tantissimo. Lasciate un sacco di like e iscrivetevi al canale per vedere i prossimi video. E ciao!